Alla gente piace la merda. Permettetemi il francesismo, ma non mi spiego altrimenti il successo di questo film. E dato che i film belli ci hanno rotto, cosa sarà da 4 mesi che parlo solo di film belli? A parte gli scherzi, ogni tanto ci sta anche parlare di un film brutto. Parliamo oggi di Venom 2, un film di Andy Serkis del 2021. Sigla! Sarò breve, non voglio concentrarmi tanto su questi film del cavolo del genere, perché poi non c'è neanche tutta la parte dell'analisi del significato del film, in quanto questo film è privo di ogni significato e privo di ogni costrutto logico all'interno della trama, per cui parliamo di questi accenni di trama che ci vengono forniti. Dunque. Allora, finito Venom, insomma, Eddie Brock, il giornalista, va da questo pazzo scatenato che si chiama Cletus Cassidy, che gli fa un graffietto sul dito e gli pippa un po' di sangue, no? E pippandogli sto sangue diventa Carnage, così totalmente senza senso, inaspettato. E il film è davvero pessimo, a parte dal punto di vista della qualità registica, che non mi vorrei neanche soffermare. Perché la regia è terribile, la fotografia è terribile, diciamo che è proprio tutto il film che dura 1 ora e 25 ed è uno strazio totale. Non sono ancora riuscito a capire a chi fosse indirizzato questo film, perché tenta di essere dark e violento, però al contempo ti inserisce delle battute che non puoi dire che non siano per i bambini di 6 anni, perché Venom che dice a Eddie Brock dentro di sé, che dice: "Andiamo a prendere un po' di cattivoni!" Non può essere riferito ad un pubblico di gente fra i 14 e i 20 anni. Non può. Cioè, a parte appunto il target, che non si sa dove questo film voglia andare a parare, proprio la trama non ha l'ironia giusta per i film di supereroi. Poi chiaramente ti inseriscono, dopo i titoli di coda, per farti stare fino alla fine, la scenetta dello Spider-Man lì, che adesso arriva l'altro film nuovo del cacchio, No Way Home. Delle scene d'azione non si capisce niente, un continuo sfarfallare di immagini totalmente a caso. Si vede che proprio il regista non aveva idee. Che poi il regista è Andy Serkis, quello che interpretava Gollum nei Signori degli Anelli, fra i tanti altri. E anche gli effetti speciali riescono ad essere pessimi, che normalmente in un film di supereroi la cosa che mi piace di più sono gli effetti speciali. Il film può essere brutto quanto vuoi, ma in un film di supereroi gli effetti speciali sono sempre belli. Qui no, i combattimenti fra Venom, a parte che manca una parte al film, cioè arriva troppo, allora ci mette troppo a iniziare e arriva troppo presto al finale, quindi secondo me hanno tagliato una parte in mezzo. Non può essere, dura anche poco per un film di supereroi, perché 1 ora e 25 è davvero davvero poco. E sì, alla fine vedi, arrivi, madò, ma sono già lì al combattimento finale, non ci credi neanche. Insomma, è un film completamente sbagliato, fra i peggiori dell'anno, e adesso vedremo con questo Spider-Man. Se fa successo sono contento, perché vuol dire che la gente sta pian piano tornando al cinema. Orde di gente che prenotano biglietti per... Non me la spiego sta cosa. Boh, vedremo. Su questo film ho poco da dire, su questo Venom, perché è un film brutto, è un film terribile, e niente, non posso neanche sconsigliarvi di andarlo a vedere, perché ormai nelle sale non c'è più, meno male.